Benvenuti a un nuovo appuntamento sulle frequenze di Radio Venere, un saluto da Gino Greco, un nuovo appuntamento con il viaggio in Vespa di Luca Occhilupo. Luca Occhilupo, ricordiamo, è partito da Bologna in Vespa e va verso la Spagna, si trova già in Spagna, a Barcellona adesso. E Luca, innanzitutto ti saluto, ciao, come stai? Ciao, ciao Gino, io sto bene, sto da Dio, come si potrebbe stare male a Barcellona, soprattutto dopo aver passato il tramonto a Barcelloneta. Insomma, è esperienza indimenticabile. Eh beh, Barcelloneta è uguale divertimento. Poco ma sicuro, soprattutto al tramonto, momento romanticissimo, incredibile, l'acqua ovviamente è fantastica, nonostante poi Barceloneta sia proprio vicino al porto, vicino a quel Cristoforo Colombo che sta alla fine della Rambla, che ci guarda così dall'altro e che guarda dall'alto tutta Barcellona. Sì. Quello è il nostro Colombo che ha scoperto qualcosa che era stato nascosto bene. Insomma, possiamo andarne fieri. Certo, anche se in un certo modo dobbiamo dire che quando partì poi Cristoforo Colombo, la scoperta dell'America fu la morte in un certo modo anche dell'attività commerciale di Barcellona, no? Perché i traffici si spostarono altrove, insomma, ecco, da quel gran centro che era Barcellona. Allora, com'è stata questa prima giornata nella città catalana, Luca? Cosa hai visto? Quali sono le tue impressioni, le tue emozioni? È stata spolata, è stata piena di vita. Poi ho notato che sono cresciuto, perché mi sa che la Sagrada... La Sagrata ci stanno lavorando da decenni, però evidentemente tu sei più alto della Sagrada. Il buon Gaudì è morto prima di terminarla, ormai le gru fanno parte dell'opera in pratica, perché vogliono dire che è incompiuta e rimarrà incompiuta per sempre, perché non sanno che fare, se riprendere gli appunti di Gaudì oppure fare qualcosa di nuovo o altro, però ci piace anche per quello. Eh beh, la caratteristica è proprio quella della Sagrada Famiglia, no? Quella di crescere via via con i contributi, diciamo, dei fedeli. Io mi ricordo un aneddoto, non so quanto sia vero, insomma, che la morte di Gaudì, lui fu investito da un tram e si dice che fu investito mentre stava guardando la sua opera e rimase così ammirato appunto del suo genio architettonico e fu investito dal tram. Il narcisismo e la vanità fanno veramente tanto male, però non ti dico che un po' narciso sono stato nel momento in cui mi sono messo lì davanti con un poliziotto che mi guardava malissimo perché non l'avevo sul marciapiede in quella strada trafficatissima di gente e di macchine, come tu sai, perché bene anche tu Barcellona, e insomma mi sono preso un po' una sgridata da un poliziotto, poi sono scappato via e mentre scappavo mi si pare davanti un gatto immenso, in realtà era una scultura, sembrava una scultura di Botero, anzi in realtà era una scultura di Botero, è un gatto in pratica enorme, con le caratteristiche dei quadri di Botero, che si trova proprio dietro casa mia in una piazzetta vicino a Plaza Università in pratica, ed è, insomma, è da vedere, fa un po' impressione, ma trovarselo davanti in Vespa, insomma, non è il solito gatto, probabilmente questo porta fortuna. Senti, le Rambla, hai fatto la passeggiata sulle Ramblas? Sì, assolutamente, guardare l'alba sulle Rambla, arrivare fino a Plaza Catalunya è incredibile. Allora ho detto, ma adesso sai che faccio? Mi guardo l'alba e poi vado direttamente a parlare con Gino. E così ho fatto, in pratica. Quindi adesso andrai a dormire. Per stare più sveglio. Ma forse nel pomeriggio, fammela godere un altro po', anche perché adesso è momento di shopping e quindi tu sai quanto le Rambla siano affollate. Poi Barcellona è famosa per il suo vintage, per la sua moda, quindi non so, ti compro qualcosa magari? Io vorrei tanto riassaggiare quella frutta del mercato della Boccheria, guarda. Ah, ecco, potrei andare lì a fare il pranzo, colazione, eccetera, in realtà, perché mi hanno detto che, ancora non ci sono andato, però ci andrò pomeriggio, e mi hanno detto che è un mercato immenso, uno dei più grandi, dei più conosciuti, non solo in Spagna, ma anche in Europa, con frutta freschissima. No, trovi di tutto. Frutta, poi. La frutta è quella, come i colori, sì, che ti prendono prima, diciamo, come primo impatto, però lì trovi tutto, e si dice che al mercato della Boccheria, se c'è una cosa che tu non trovi, che cerchi e che non trovi, vuol dire che non vale la pena di cercarla, insomma. Però c'è tutto là. Ah, ok, capito. Beh, allora farò un giro lì e ti penserò un po' mentre assaggerò quella fantastica frutta, visto che siamo in tempo d'estate e il sole fa tanto male in Vespa, cercherò di tenermi attento con un po' di vitamine più. Bene, ovviamente c'è tanto da vedere, non so, dalle cattedrali della chiesa di Santa Maria del Mar, che è il soggetto di un grande libro di Ildefonso Falcon, ambientato mi sembra nel 1400,
con questa storia della costruzione negli 80 anni di questa chiesa fatta dal popolo e per il popolo, insomma, un grande punto anche come centro di vita tutto intorno, insomma, oltre a Santa Maria del Pi, alla cattedrale e così via dicendo. Allora, questa volta sei tu che mi guidi, Gino, non ho bisogno di Lonely Planet. Vedi, secondo i tuoi tempi cosa riesci, però lasciati guidare dal tuo istinto, dico sempre io. Sì, poco ma sicuro, le strade migliori sono quelle meno battute. Bene, quindi continua il tuo giro a Barcellona, domani dovresti ripartire, no? Nel pomeriggio. Pensato di ripartire, sì. Che ne dici, Madrid o Valencia? Che ti piace di più? Valencia, beh, sono belle tutte e due, sono indeciso, io direi forse Valencia, ma... come... A me piace il mare, quindi penso che costeggerò tutta la costa, tutta la Spagna fino a Valencia e poi vedremo. Benissimo, la canzone, Luca? Visto che è tempo d'estate e qui fa un caldo incredibile, come immagino anche lì, andando a godermi un po', ancora un po' la spiaggia di Barceloneta, cerco di raffreddare te e tutti gli amici di Radio Venere con Nada, ma che freddo fa. Benissimo, ma che freddo fa. Seguire dopo i nostri saluti, continua allora a godere la vita, il mare, le emozioni, i colori di Barcellona, Luca, noi ci risentiremo domani. Perfetto, ciao Gino, ciao. Ciao, ciao Luca, domani, ciao.